Ragazzi, c'ho le prove. Andrea ormai ha rinunciato perché siamo entrati insieme in pista, ho ottenuto il suo passo per ben 50 metri in corsia box. Fino alla fine della pit lane. Fino alla fine della pit lane, proprio uguale, quindi ormai. Andrea è qui con me a Yamaha per Misano, perché ormai tu sei un uomo Yamaha e continua il progetto per la formazione dei ragazzi. E secondo me è bello perché si continua a sfruttare la tua esperienza per formare il futuro del motorsport importante, no? Quello là che lavora davvero sulle moto. Sì, ed è bello che pensano a me e mi fa piacere questa cosa. La mia esperienza e diciamo il mio metodo di lavoro è sempre stato molto puntiglioso, quindi ci sta ed è ben collegato a questo tipo di giornate. Ma è bello vedere ragazzi impauriti e con degli occhi però con tanta passione che vogliono arrivare, ma è una strada molto lunga. Quindi oggi è il primo shock, però cerco di farglielo vivere più serenamente possibile. Forse tanto, reaction shock, no? Sì, ma diciamo che di strada ce n'è tante per loro, da esperienza da fare per arrivare a certi livelli, però devi passarci da queste situazioni qua, quindi è una bellissima esperienza per loro sicuramente. Andrea, senti, parliamo un po' di quello che attualmente è il tuo presente. Tu ormai sei un imprenditore dedicato all'off-road, no? Come sta andando Monte Coraldi? Io sono curioso, qualche volta devo venirti a trovare, perché vedo immagini, foto... Sarà meglio che mi verrai a trovare, ma adesso ancora non è il momento, perché stiamo facendo ancora un sacco di lavoro e purtroppo finché diciamo non finirà il cantiere grosso, che non è il mio, è comunale, fino ad agosto io proverò in tutti i modi per aprire, per cercare di sfruttare già il parco come ho fatto fino all'anno scorso, ma sarà complicato. Quando invece finirà questa cantiera, allora avremo la possibilità di usare il parco a 360 gradi e poi l'inverno prossimo si farà anche il ristorante, quindi il parco cambierà totalmente, perché si potrà veramente fare tanta roba. Non voglio parlare troppo perché anche noi ancora siamo in via di definizione, dobbiamo capire come usarlo. Il bello è questo, che è la possibilità di fare tante robe. Ma tu quando vieni qua in pista ti senti ancora a casa? Oppure inizia a essere... Allora, se devo dire la verità, l'anno scorso no. Mi sono sentito proprio lontano. Quest'anno ci sono arrivato con la stessa mentalità, perché vivendo tanto la terra, facendo tipo tre allenamenti a settimana, vivi proprio completamente un'altra situazione mentale, oltre che fisica. Però oggi ho trovato due o tre piloti in pista, mi sono ingarrito un po' e sto provando nel c'è bello. C'è stato il duello con Melandre, ho saputo, voci di corridoio. Anche, l'ho trovato in pitilene, ho detto, ma non è vero, questo è Marco. Allora gli ho sbattuto addosso, ho detto, no, facciamo due giri, mi ho fatto due giri. Logicamente nessuno di due è mollato, andavamo pianissimo, però dovevamo stare insieme e è stato bello perché io ci ho un sacco di anni, quindi il dietro di Marco lo conosci, cioè il suo stile di guida, il suo approccio alla curva, e rivedere indipendentemente dalla velocità, lo stile è quello, va fatto effetto. Poi ho fatto un altro tour con altri piloti, ho tirato giù anche dei bei secondi, imbarazzanti, non tiro fuori i tempi, però ho riprovato delle buone sensazioni con delle moto che io non conosco per niente, non mi sono mai trovato troppo con queste moto qua, quindi posizioni in moto mi sento particolarmente strano, soprattutto perché confronto alle MotoGP sono molto più larghe e uno basso come me fa veramente tanta fatica. Senti, un ultimo pensiero sulla MotoGP, te la do fuori la domanda, dai. Cosa ne pensi di questa MotoGP con... non voglio parlare dell'incidente, perché ormai sono spese parole inutili, però voglio sapere se tu, che sei sempre stato un appassionatissimo di tecnica, se ti piace questa moto, oppure secondo te il 2027 deve cambiare perché l'aerodinamica non rende lo spettacolo... Mi fai passare la polemica, no? È il mio lavoro. No, nel senso che è bellissima la MotoGP di oggi perché è tutto è spremuto, tirano giù secondi su secondi, quindi è bellissimo. Per un appassionato di moto è stupendo vedere questo, soprattutto capendoci di tecnica, vedere tutta l'evoluzione è stupendo. Però c'è sempre il solito discorso. Si va molto più forte di qualche anno fa, ma con molto meno lotta. La lotta quando c'è perché c'è una gestione di gomma, perché sei obbligato in quella gara là.
se no la moto non ti permette di fare combattimento. Quindi questo è un peccato, perché il livello di piloti e quante moto buone ci sono nella griglia, darebbe la possibilità di fare una lotta spietata, bellissima, che non è possibile. Si potrebbe fare sicuramente molto più spettacolo dal punto di vista di combattimento. L'aerodinamica, diciamo, che ha condizionato questa cosa qua. Però è sempre il solito discorso. Gli ingegneri cercano di sviluppare per andare più forte, quindi non stanno a guardare lo spettacolo, stanno a guardare che cosa si può fare per andare più forte. E si è andato in questa direzione qua, giustamente. Dopo è sempre un organizzatore con le case che possono prendere queste decisioni. Però è sempre tutto in contrasto questa cosa qua, quindi dopo entriamo in un mondo un po' particolare. Ultimissima, dalla, segnatevela. Chi vince il mondiale? Ma va là. Impossibile saperlo in questo momento qua, ma anche perché io sono convinto che da Jerez parte il campionato. Sì. Perché le tipologie di piste che su cui ho corso adesso sono veritiere fino a un certo punto. Jerez è la prima pista piccola, lenta, dove il loro feeling cambierà totalmente. Dal di lì cominciano certe piste e si capirà veramente chi può essere più costante, perché sono in tanti a poter vincere le gare, a poter vincere il mondiale, hanno tanti la moto per poter vincere, più case sono competitive, quindi è totalmente aperto. Grazie Andrea. A voi.